Mattarella concede la grazia al 63enne di Trento condannato in appello dal Tribunale di Trento perché aveva in casa due piante di marijuana che coltivava per uso personale per lenire i dolori atroci della sua malattia. Caso dell'autista che a Marco di Rovereto non si fermava con la corriera per far salire i profughi. Forza Nuova gli offre la tessera onoraria, la motivazione per tutti gli attacchi personali e mediatici che ha subito. Contro i lupi, boom di firme per la petizione online promossa dall'assessore dell'Alto Adige. Dalla piccola e concorde e aggiunge, speriamo nella Lega e Governo per risolvere la situazione. Intanto proliferano le fake news. Svuotano la diga di Mollaro, le acque del Noce diventano marroni. Pescatori preoccupati, una pazzia a intervenire in questo periodo. L'impatto sulla fauna ittica è rilevante. Il deposito di limo uccide i pesci, ma per la PAT è tutto regolare. Esplosione nella notte a Borgo Valsugana, devastato un camper, danneggiato un altro. Si pensa allo scoppio di una bombola di gas. A Tione invece un uomo abbandona un materasso e altri rifiuti, ma viene ripreso dalle telecamere. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF-ACLI. CAF-ACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730